rientrato l'assessore Caudo, quindi do la parola per l'illustrazione delle tre pregiudiziali in maniera congiunta al consigliere Frongia, prego. Grazie Presidente, consiglieri. Allora, sintetizzo le tre pregiudiziali illustrando anche quella che è la filosofia della nostra posizione. Noi siamo, come detto più volte, favorevoli allo stadio della Roma. Siamo allo stesso tempo, proprio perché favorevoli allo stadio della Roma, contrari a questa delibera, contrari a questo progetto. Perché? Beh, perché questo progetto non è quello dello stadio della Roma, ma è il progetto del quartiere Parnasi, con dentro una piccola porzione, il 14%, relativa allo stadio Pallotta. Questo è quello che è chiaramente contenuto nella delibera che ci apprestiamo a votare. Quindi io invito i colleghi, farò diversi inviti oggi, a leggere con attenzione quello che andremo a votare tra qualche ora. La motivazione contenuta nelle pregiudiziali ha a che fare con la dichiarazione di interesse pubblico. Ebbene, ciò che è effettivamente evidente è l'interesse privato, un forte interesse privato. E leggo molto brevemente dall'esposto da noi, insieme ai consiglieri del Movimento 5 Stelle Lazio, depositato alla Procura della Repubblica la scorsa settimana, a proposito di questo interesse pubblico. La dichiarazione di pubblico interesse, quella che ci accingiamo a votare oggi, determinerà un aumento del valore dei terreni che verrebbero espropriati a prezzi di mercato. Attualmente sul mercato immobiliare il valore di un metro cubo ammonta a circa 400-500 euro. Dunque Roma Capitale dovrebbe cedere i terreni o espropriare beni e aree per un valore che va ben al di là del disavanzo indicato nel progetto e illustrato poco fa dall'assessore Caudo. E potrebbe arrivare, questo disavanzo, addirittura ad oltre 500 milioni di euro. Quindi, in altre parole, con la dichiarazione di pubblico interesse del piano, il nostro Comune, oppure il Consiglio dei Ministri superati i 90 giorni, darebbe, quindi noi daremo la possibilità di approvare la variante dando il via a un enorme guadagno sul valore dei terreni a favore della società Eurnova e delle società proprietarie confinanti. Questo è quello che è evidentemente scritto sulla delibera. Inoltre, qualche altra motivazione che credo debba interessarci prima di votare, perché so che molti di voi avranno la fortissima tentazione di votare sì. La legge di stabilità non concede la variante al piano regolatore di cui stiamo parlando adesso. Attenzione che a dirlo non vi dovete fidare di me, o di noi, o del 5 Stelle o di Beppe Grillo. Andate a vedere cosa ha dichiarato l'INU, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, ripeto, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, che con qualche mese di ritardo rispetto a quello che abbiamo sostenuto noi, dice che questa variante non si può fare, non si deve fare. Ripeto, l'Istituto Nazionale di Urbanistica lo dice, fidatevi di loro e non del Movimento 5 Stelle. Inoltre, il traffico, col collega Stefano che si occupa di mobilità, siamo rimasti molto perplessi dall'illustrazione dell'assessore Caudo per quanto riguarda la mobilità. Ci limitiamo a dire in questa fase, poi faremo un approfondimento, che parliamo di interventi, di opere infrastrutturali finalizzate all'afflusso e deflusso dell'opera, dello stadio e non dell'intero quartiere, e che comunque non tengono conto delle criticità del quadrante. Già ora cittadini vittime del traffico, con una situazione quindi che si aggraverà ulteriormente. Le opere che verranno realizzate, se e quando verranno realizzate, come sempre accade a Roma, non andranno a migliorare la vita dei cittadini, andranno a peggiorarle ulteriormente. E anche tecnicamente è facile dimostrare che questi interventi che verranno fatti non andranno a migliorare complessivamente la viabilità. L'occupazione, ci dite, votiamola perché almeno diamo dei posti di lavoro. Ma siamo andati a chiedere, ci siamo informati. Le associazioni di categoria, sia dei grandi centri del quadrante, sia dei piccoli, ci dicono che loro chiuderanno a causa dell'apertura dello stadio. Quindi si parla addirittura di una
di un calo dell'occupazione del quadrante, di un calo dell'occupazione, non lo diciamo noi, basta ascoltare i cittadini, basta ascoltare i comitati e le associazioni di categoria. E poi una questione che ci sta particolarmente a cuore, anche noi che presidiamo la Commissione per la revisione della spesa, ma qualcuno si ricorda il centro direzionale, lo SDO? Ebbene, perché noi stiamo per approvare, ma speriamo di no, siamo ancora in tempo, siete ancora in tempo, una delibera che prevede la costruzione di un intero quartiere, una centralità, un intero centro direzionale. Ma scusate, stiamo combattendo da decenni, c'è chi dice 40 anni, chi 50, per lo SDO, per il quale abbiamo speso oltre 1 miliardo di euro per gli espropri. Cioè, un progetto che è già costato 1 miliardo di euro, che attualmente non è partito, non è nemmeno completato, e noi andiamo a fare un altro centro direzionale, quando nessuno ha detto che ci andrà. Attenzione, perché questo è un passaggio molto importante e noi abbiamo già un esempio pratico, senza nemmeno arrivare fino allo SDO. Ci si può fermare a metà strada e fermarci al Torrino, dove c'è già un capolavoro voluto da Zingaretti e realizzato da Parnasi, che è la torre per gli uffici della provincia, quasi un hotel di lusso per i dipendenti della provincia, che non è utilizzato. Anche quella è una grandissima pubblica utilità. Come mai non c'è nessuno lì dentro? E come mai tutti dovrebbero andare a affollare invece il nuovo quartiere di Parnasi, il nuovo centro direzionale? Attenzione agli interventi che facciamo puntualmente senza pensare globalmente. E senza pensare, ripeto, al 1 miliardo di euro che noi quindi con questo progetto definitivamente decidiamo di abbandonare. I punti sono molti, ma Presidente, mi accingo a chiudere in questo intervento introduttivo. Ci sono anche delle indagini in corso sull'acquisizione dell'area. Ci sono delle indagini in corso, ci sono delle udienze, adesso c'è stato un rinvio pochi giorni fa, ma questo a voi non interessa per niente. Cioè, sapere che probabilmente l'area non è nemmeno dei proponenti o che comunque ci sono dei problemi, questo è indifferente. Oggi dobbiamo votare il pubblico interesse su un'area che non sappiamo essere nemmeno nella reale proprietà del proponente. Infine, autorità di bacino, mi accingo a chiudere, abbiamo letto sul sito, come farebbe qualsiasi cittadino, quali sono i rischi collegati all'area. Non mi dilungo più di tanto, nessuno andrebbe a costruire lì, soprattutto perché c'erano 82 alternative ed è stata scelta, ovviamente non per interessi legati alla Roma e al rispetto per i tifosi, ma assolutamente per interesse privato, esclusivamente privato, l'area meno inidonea. E chiudo, Presidente, con una considerazione: non facciamoci prendere in giro quando Pallotta o Marino ci dicono che nel 2017 si giocherà la prima partita, quando a Roma ancora dobbiamo chiudere, dobbiamo ancora completare le opere per i mondiali del 1990 e quando già si pensa a come sprecare e a mangiare sulle Olimpiadi del 2024. Grazie Presidente.